Roberto Galoppini, io mi occupo di open source da alcuni anni e faccio anche ricerca sui modelli organizzativi e modelli di business dell'open source. Fondamentalmente l'information technology innova poco o pochissimo, quello che fa è sedimentare innovazione. Quindi abbiamo quella che in economia si chiama l'innovazione sequenziale, elementi che si aggiungono ad altri elementi per raggiungere un risultato. Facciamo un esempio. YouTube è un'innovazione, se vogliamo, dal punto di vista dell'utilizzo, no? Abbiamo per la prima volta filmati video con una serie di tag e di etichette che ci dicono di che cosa parlano e sappiamo che è stato un grosso successo dal punto di vista imprenditoriale. Però quello che ha messo insieme sono stati tutti elementi che già conosciamo da tanto tempo, quindi un flash player piuttosto che un sito web e qualche sistema di tagging dell'informazione. Tutto sommato direi niente di nuovo, eppure innovativo. Perché noi in Italia non produciamo questa innovazione, anche se di tipo sequenziale? Allora, io so che alcune delle grandi innovazioni di questo inizio di secolo sono nate in Italia, penso al GSM, allo standard MP3 e così via. Poi però chi ci ha fatto veramente business, chi è riuscito a fare impresa e sistema, sono altri contesti. Perché? Diciamo che rispondere alla domanda nel senso così universale forse è difficile, però se ci limitiamo a quello che è ad esempio gli ultimi 10 anni dell'innovazione nell'ambito informatico, soprattutto direi quello che abbiamo visto in internet, il motivo per cui lo vediamo accadere in Nord America principalmente e non lo vediamo non in Italia, ma nemmeno in Europa, fatta forse eccezione il caso di Sato, il motivo è semplicemente che accedere a finanziamenti e tutta una serie di strumenti a corredo che supportano il processo di innovazione, che non è, diciamo, un'epifania, non è qualcosa che accade all'improvviso, ho avuto un'idea e istantaneamente si realizza. Per arrivare alla realizzazione servono fondi, servono strutture, servono modalità di regolarla verso il mercato. Queste secondo me mancano. La grossa differenza tra noi e gli Stati Uniti è proprio la presenza di venture capital interessati e interessanti. E non soltanto, ma direi anche tutto il sistema universitario. Prendiamo il caso di Google, sì, è un risultato imprenditoriale, ma nasce in un contesto che è quello universitario. Per cui la realtà è che anche l'università, anche il sistema scolastico, tutto sommato, dovrebbe essere un po' più, come dire, predisposto ed attento a quello che è il mercato e non soltanto alla ricerca pura, cosiddetta. Ma geograficamente, ripeto, secondo me è dove ci sono le occasioni. Per occasioni, appunto, non mi riferisco soltanto a quelle, alle risorse economiche, ma anche alla struttura, per esempio, del mercato. Il fatto che ci siano venture capitalist è un segno del fatto che c'è un mercato attento, che compra. Quindi non è soltanto quell'elemento, no? Non è in qualche modo separato dal resto. Direi però che quello che abbiamo visto accadere fino adesso, quasi esclusivamente in Nord America, man mano lo vedremo in altri paesi, io penso all'India e alla Cina come spazi dove di fatto abbiamo non soltanto capacità di lavoro, che è quello che vediamo oggi, ma anche menti brillanti e soprattutto in grande quantità. Senti, rispetto invece a ciò di cui ti occupi, cioè l'open source, mi sembra che in Italia, soprattutto per quanto riguarda la diffusione dell'open source nelle pubbliche amministrazioni, questa questione sia stata presa da un punto di vista molto ideologico, open source sì, open source no. Tu invece hai un'idea diversa, vero, dell'approccio all'open source? Beh, diciamo che in realtà disconoscere l'esistenza di un driver, chiamiamolo così, politico, soprattutto nel nostro paese sarebbe assurdo, visto e considerato la quantità di leggi regionali che a diverso titolo e grado favoriscono questo tipo di soluzione. Il punto è che secondo me non è qualcosa che aiuta il mercato in maniera sistematica, è un supporto contingente, per cui dire favorisco l'open per la pubblica amministrazione può andare bene. Se è qualcosa che partecipa poi a un processo più ampio. Credo che tutto il resto, invece, quello che per esempio la maturità dell'offerta in Italia sia molto mancante. Faccio un esempio. Esistono sviluppatori italiani molto noti, e per noti intendo dire a livello internazionale, ma non esiste una sola azienda italiana nel campo open che sia nota nel panorama internazionale. Forse ci sarebbe un'unica eccezione, che è Funambol. Ma è un caso atipico, perché l'azienda è italiana, ma i fondi di investimento poi sono nordamericani. L'ultima domanda e dopo ti lascio. Reti e network, community, c'è un valore aggiunto di queste forme di relazionalità, di entrare in connessione, in condivisione anche per uno scambio di conoscenze e così via?
Ma io sono stato presidente di un consorzio di imprese per più di 2 anni, ma soprattutto ne ho curato la fondazione e si occupava proprio di open source. Quindi diciamo ho anche un'esperienza diretta in questo senso. Credo che mettere a fattor comune soggetti imprenditoriali diversi sia complicato, e sia complicato soprattutto laddove non c'è un'idea progettuale condivisa di massima, perché volendo essere più pratici e meno teorici, è laddove non c'è magari un contesto, un segmento di mercato che si vuole aggredire insieme, piuttosto che una specifica tecnologia, una specifica soluzione intorno alla quale ci si aggrega. Quando invece si tenta di fare un'aggregazione molto più vaga e generica, come è stato nel caso del nostro consorzio, ma di tutti i consorzi europei, sono in contatto con quello inglese, danese, e ho visto esperienze del tutto analoghe, e anche un centro di competenza finlandese, stessa storia. L'importante secondo me è aggregarsi intorno a uno specifico obiettivo. La genericità non aiuta.